Ben ritrovate ragazze sul mio canale. Questo video è stato un po' un'odissea in quanto ci sono state varie interruzioni e quindi alla fine ho dovuto tagliare il video in due parti e tra l'altro nella prima parte, come ho potuto vedere stamattina, c'era un po' un pezzo che era stato ripetuto. Adesso cerchiamo di riprenderci e di capire meglio nel secondo video. Come vedete, io qui il mio cuscinetto l'ho già finito perché non mi ero accorta che la telecamera non stava registrando e nel frattempo avevo già finito il mio cuscinetto. Però non ci sono problemi. Adesso vi faccio vedere come si può cucire la lavanda sopra e poi come dobbiamo doppiarla. Allora, ho fatto quindi per potervelo far vedere un altro cuscinetto, cioè un altro quadratino dove uniremo la spiga di lavanda e poi vi farò vedere come si può imbottirlo e quindi unirlo, finirlo del tutto. Allora, mi sono preparata qui la lavanda. Vi avevo già fatto vedere nel video come si fa, e la sua foglia. Ecco, adesso senza stare a fare tutte le varie foglie, eccetera, ho pensato di farne una sola per farvi vedere un po' come si cuce, e quindi poi lo metto in un altro ordine in modo che questo lavoro non andrà perso, ma potrò fare un altro cuscinetto. Allora, io avevo pensato di mettere al centro così uno stelo di lavanda e da parte questa fogliolina e poi vi faccio vedere come doppiarlo. Allora iniziamo a cucire. Prendo il mio ago da lana come vi avevo detto già prima e infiliamo l'ago. Infiliamo l'ago e intanto, lasciando il filo lungo mentre si fa il lavoro, si riesce poi a non avere tanti fili in giro e si adopera lo stesso filo per le cuciture che ci sono. Se poi ce ne vorrà qualche altro pezzetto, l'aggiungeremo. Allora, questa è la parte rovescia, li taglio questo filino di là e intanto mi metto a cucire. Ecco, per quanto riguarda le cuciture, non bisogna essere per forza molto pratici nel lavoro del cucito, non lo sono neanch'io. Non ci sono delle regole particolari, io ho pensato di farlo con dei piccoli punti e adesso vi faccio vedere. Allora, passiamo da sotto e inizio a fare dei piccoli puntini. Quasi invisibili perché facendoli piccoli e usando lo stesso filato dal diritto non si vede niente. Intanto ho perso di nuovo il filo e cercherò di mettere di nuovo l'ago, il filo nella cruna. Allora, cerco di fare una ripresa per quanto meglio sia possibile. Allora, mettiamo questi piccoli puntini che li facciamo passare tra le maglie e poi sotto nel cuscinetto, nel quadratino. Ecco, a quanto pare mi sa che ho usato un filo troppo corto che facilmente mi scappa via. Allora, andiamo avanti con piccoli punti, perché in questo modo si salda bene al quadratino fatto all'uncinetto. Intanto tutti i vari passaggi rimarranno sotto, dall'esterno non si vedrà niente e i fili verranno sotto dopo, dove poi ci sarà l'imbottitura, quindi di conseguenza verrà un lavoro pulito e fatto bene. Ecco, come state vedendo, non è niente di particolare, solo piccoli punti per fissare la parte verde. Ecco, come al solito mi è scappato di nuovo il filo. Allora,
altri piccoli punti. E andiamo avanti. Fino alla fine dello stelo. Dopodiché andiamo a prendere la parte lilla per poterla fissare, in questo modo alla fine non si muoverà più il lavoro. Così eliminiamo i fili in eccesso e nello stesso tempo cuciamo il lavoro. Allora, sono arrivati in fondo. Porto il filo dietro e gli faccio qualche piccolo punto per fermarlo e per chiudere il lavoro. Mi scuso se la voce non è delle migliori perché sono stata raffreddata e ancora non sono pienamente in forma. Allora, adesso la parte lilla, rimetto di nuovo il filo nel lago. Come ho fatto prima col verde. Allora. Niente, non riesco a lavorare bene. Allora, abbiamo infilato l'ago, passiamo l'ago dalla parte sotto e agganciandoci poi alla parte superiore del lavoro, senza portarci fili dietro possibilmente. Ed è un lavoro come ho fatto prima, piccoli punti messi, fatti passare sotto e per fissare meglio il lavoro. Adesso è già fissato perché l'ho fissato col verde, però senz'altro facendo anche qualche punto di lilla il lavoro verrà fatto più bello e sarà più stabile. Magari ne faccio anche un po' di meno rispetto a prima perché il lavoro è già fissato alla base. Allora, come vedete, da di sotto sto facendo dei punti più lunghi. Poi naturalmente voi lo fate a modo vostro, se avete più tempo fate un lavoro più rifinito. Ma io avevo urgenza di finirvi il tutorial per poter finire il cuscinetto e chi fosse interessata a farlo. Ecco, come vi dicevo, può diventare un puntaspilli, può essere una simpatica bomboniera oppure segnaposto, perché in questo periodo ci saranno diversi matrimoni, anniversari, cerimonie e quindi ognuno può adoperarlo per quello che vuole, magari cambiando anche il fiore. Non è detto che la lavanda sia il miglior fiore, ognuno poi lo fa come le piace, anche con una rosellina, una margheritina. Se poi guardate su internet trovate tutorial un po' di tutti i fiori. Ecco, ho finito anche la parte lilla, la fisso molto bene sotto, taglio il filo. Allora, lo stelo della lavanda è fatto. Adesso farò altri piccoli punti e fisserò la foglia. Allora, siamo qui. Quindi per fare una cosa un po' carina ho pensato di metterla così. Poi a piacere, ecco, non c'è una regola stabilita. Passo sotto l'ago con il filo, specialmente i primi punti cerco di farli bene per fissare bene il lavoro. Ecco, intanto si era formato un nodino. Allora, andiamo avanti come prima. Allora, vi stavo dicendo che questo può essere una bomboniera, ma può essere a volte anche un semplice, un piccolo regalino. A volte vogliamo fare un piccolo pensiero a qualche amica e non sappiamo cosa fare, e quindi questo è un piccolo pensierino che si può fare in poco tempo e che quindi può essere anche utile, sempre se la persona
fa un po' di cucito o qualcosa del genere, ma comunque penso che aghi e spilli li abbiamo un po' tutti in casa per fare delle piccole riparazioni e quindi fare un punta spilli potrebbe risultare utile. Ecco, come vedete, sto girando intorno alla foglia, sto cercando di concludere il lavoro. Allora, sono arrivata in fondo. La foglia, come vedete, è ben fissata. Passo il filo sotto. Spero di riprendere bene perché a volte mi rendo conto, una volta finito, che il lavoro l'ho spostato dall'obiettivo e quindi che non vedete nemmeno le mie mani. Comunque, prima o poi ce la farò. Sono delle prove. Allora, dopo questa breve interruzione, a quanto pare a casa mia c'è sempre gente, ecco, cerchiamo di finire il lavoro. Ho fissato la lavanda al lavoro, sembra che sia venuta una cosa carina, quindi qual è il lavoro da fare? Mettere l'altro pannello sotto e chiuderlo con l'uncinetto, con un giro di maglia bassa e poi intanto alla fine cercare di imbottirlo con questa ovattina sintetica. Ecco, allora io questo l'ho fatto per farvi vedere come si cuce, visto che il lavoro era andato perso. Adesso cosa faccio? Scucio la parte che ho cucita nell'altro precedente e vi faccio vedere come va doppiato, come va fatto. Allora, è semplice, niente di particolare. Allora, come ho fatto? Allora, tolgo l'imbottitura. Prendo la parte, questo è il diritto del lavoro, prendo l'altro diritto e metto rovescio contro rovescio, prendo lo stesso punto da dove ho iniziato, dove c'è la prima maglia alta sostituita da da 3 catenelle e incomincio a fare dei punti bassi. Per questo sto usando l'uncinetto 2,5. Inizialmente mi sono sbagliata. Cioè, più che altro nei commenti che ho fatto nel primo video sotto, avevo detto che il lavoro l'ho fatto con il numero 2. Ecco, io ho fatto la base all'uncinetto bianca con l'uncinetto del 2,5 e ho usato questo filato chiamato Egitto numero 3, di cui poi vi parlerò, con il 2,5. Invece le parti dei fiori ho usato l'uncinetto dell'1,3 e ho usato il cablè viola e verde del numero 5. Anzi, mi sto sbagliando, non è questo. È questo qui, è quest'altro che mi sono rimasti pochissimi fili. Allora, andiamo a doppiare il lavoro. Rovescio con rovescio, abbiamo la parte davanti diritta. Ecco, poi mi risulterà diritto anche il retro e dentro saranno coperti tutti i fili. Allora, prendo la mia prima maglia che praticamente ho finito il lavoro. Ecco, questo è il cappietto di quello precedente. Lo inserisco nella parte centrale, che sarebbe allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quindi l'undicesima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ecco, questo è il punto. Mi passo davanti la
la cappiolina dell'altro quadrato, me lo porto in avanti nel lavoro dal diritto e chiudo facendo una solina come se avessi fatto, è una catenella, ma è come se avessi fatto il primo punto basso. E adesso il lavoro è molto semplice. In ogni punto facciamo una maglia bassa, che però entreremo sia nel primo pannello che nel secondo pannello. L'importante è che siano ben allineati, che i punti sono uguali uno rispetto all'altro, altrimenti il lavoro torce. Ecco, a quello dovete stare attento, che siano gli stessi punti. E facciamo un giro di punti bassi in ogni punto. Un punto basso fino all'arco. Allora, punto basso, punto basso, punto basso, fino in punta. Allora, siamo arrivati all'angolo del lavoro. Allora, nell'archetto facciamo 3 punti bassi e 3. Quindi, nell'altro lato, come abbiamo fatto prima, un punto basso in ogni punto utile. Quindi prendiamo il pannello davanti e il pannello di dietro e facciamo un unico punto basso e quindi uniamo le due parti. Ecco, il lavoro è sempre uguale e ripetitivo, solo in ogni arco. Ecco, il primo l'abbiamo fatto, ce ne sono altri 3, andranno fatto 3 punti bassi. Ecco, ci vediamo alla fine del lavoro, così vi faccio vedere come inserire l'imbottitura. Siamo arrivati alla fine del giro, siamo all'ultimo angolo ed è il momento per mettere dentro l'imbottitura. Allora, prendiamo l'ovattina e infiliamola dentro, piano piano. Magari aiutatevi o con la parte sotto dell'uncinetto o con una matita o semplicemente con le mani come sto facendo io. E cerchiamo di riempirlo bene. Né troppo e né troppo vuoto, secondo di quello che vogliamo che sia l'effetto. Allora, adesso saranno fatte le maglie basse per chiudere. Allora, vi do alcune indicazioni. Per quanto riguarda il fatto di farla diventare una bomboniera, ci sono due modi. Si potrebbero mettere dentro i confetti o le caramelline, quello che volete, però questo ultimo giro andrebbe lasciato aperto, con magari nel retro metterci un bottoncino. E come si potrebbe fare a mettere i confetti? Ecco, prendiamo una bustina. Ecco, tipo questa, sono delle bustine per alimenti. Allora, se gli mettiamo i confetti dentro, questa è proprio la misura giusta, li possiamo mettere i confetti con il bigliettino. Questa è, c'è una linguetta adesiva, si mette a misura e lo infiliamo dentro, nell'imbottitura, tra uno strato e l'altro. Lo mettiamo dentro e non si vedrà niente. Però dopo si deve aprire dal dietro. Ecco, nel dietro facciamo una cappiolina con il bottoncino. Altrimenti, come penso di fare io, si conclude così com'è e poi i confetti li possiamo mettere sotto. O sempre in questo cellophane, perché una volta che lo mettiamo sotto, poi lo prendiamo con un nastrino sotto. Oppure si può usare un pezzo di tulle, si mettono i confetti, ecco, vi faccio vedere un attimo. Questo è il pezzo di tulle. Dentro ci sono già dei confetti, questo è il bigliettino.
Allora, mettiamo il bigliettino sotto i confetti, come meglio è possibile. Lo pieghiamo, gli facciamo una sorta di quadratino. Una volta che facciamo questo quadratino, dobbiamo chiuderlo o con una spillatrice, oppure con quei bigliettini adesivi dove ci sono per esempio il nome di chi li ha fatti, del negozio, oppure se è una creativa con il suo sito, con il suo nome, il suo numero di telefono. E questi vanno messi sotto e legati al cuscinetto con un nastrino. Oppure se a voi sembra più bello, più semplice, li possiamo mettere nel cellophane. Sempre gli stessi confetti, li mettiamo qui. Poi li trovate in una posizione più adatta. Allora, e quindi a questo punto togliamo l'adesivo, forse fa anche meno ingombro, viene ancora meglio. Glielo mettiamo sotto e gli leghiamo il fiocchetto. Allora, io intanto chiudo la bomboniera, il cuscinetto, così finiamo il lavoro. Facciamo gli ultimi tre punti bassi nell'archetto. Ecco, cerco di prendere meglio nella telecamera. Facciamo gli ultimi punti bassi fino ad arrivare a metà del lato, perché questo inizia proprio dal centro del lato. Ecco, alla fine viene un po' difficile perché c'è l'imbottitura dentro, ma è solo per un pezzettino, quindi si fa abbastanza in fretta. Allora, quindi prendiamo sempre sopra e sotto, sopra e sotto. Allora, spero che si veda il lavoro e siamo quasi alla fine. Sto facendo i miei esperimenti davanti all'obiettivo. Mi distraggo, è vero, lo sposto, però ce l'ho quasi fatta. Allora, siamo arrivati alla fine. Dobbiamo chiudere il giro, quindi mettiamo nella prima catenella, nella prima maglia bassa. E facciamo, chiudiamo con una mezza maglia. Allora, il filo è finito, era quello che avevo già penzolante, perché io l'avevo già, come si dice, l'avevo già finito. Ecco, l'ho rifatto per farvelo vedere. E adesso cerchiamo di far sparire il filo. Scusate. Cercate di far passare sotto i fili e cercate di fare un lavoro ben pulito. Ecco, io alla fine, una volta che ho fissato il filo, chiudo, taglio il filo. Il cuscinetto è finito. Ecco, come vi dicevo, possiamo mettere questi confetti dietro. Facciamo aderire bene la linguetta in modo che si chiudano, non scappano via. Non stanno neanche male, forse è meglio del tulle perché è un qualcosa di più igienico. E lo leghiamo con un nastrino. Io avevo qui nelle vicinanze un nastrino. Ecco, volevo mettere qualcosa di verde come le foglie.
oppure di Lilla, ma non ho trovato niente a disposizione. Comunque queste sono cose a piacere che poi voi fate alla fine e li fate un po' come più vi piace. Allora, non tenete conto di questo cellofano penzolante perché io è solo una prova che sto facendo e non l'ho sigillato, ma penso che non avrete nessun problema. Allora, anzi, per fare prima facciamo così, così facciamo un lavoro fatto meglio e quindi potrete vedere dal vivo come viene fatto. Allora, questo è l'adesivo che ho tolto, che si appiccica alle mani, lo metto qui, in modo che diventa più piccolo, e lo metto sotto. Allora, facciamo così. Un'altra interruzione. Allora, ho fissato il celofano sotto con il nastrino. Lo faccio passare sopra e gli faccio un fiocchetto. Allora, io non ho trovato, non avevo a disposizione un nastrino colorato, però forse l'idea di metterlo bianco trasparente non è male, perché fa da guarnizione, ma nello stesso tempo non porta via il disegno. Ecco, si vede bene la lavanda che abbiamo fatto. Naturalmente poi ci si prende il tempo, si fa con calma, si fa per bene e il lavoro è finito ed è carino. Tanti mi hanno scritto, più che altro ho visto le visualizzazioni che vengono guardate tanto le bomboniere. Probabilmente la gente li fa in casa, le piace farli. I lavori fatti a mano vengono spesso apprezzati e quindi diciamo che guardano questo, per questo ho pensato di farvi questo video con il cuscinetto bomboniera. La prossima volta vedremo un po' cosa farò, magari qualcosa di diverso, qualcosa di estivo, qualcosa che vi può essere utile. Vi saluto, scusate le varie interruzioni, i problemi che ho avuto con la telecamera, speriamo che vada meglio. Buona giornata a tutti e ciao ciao da una favola di fili.